Benvenute in un nuovo video. Mi sembra quasi assurdo di essere qui a registrare. Vi starete chiedendo magari che fine avrò fatto, o magari non ve ne è importato nulla. Vi chiedo scusa innanzitutto per le luci. Questo è anche uno dei motivi per cui non mi sono messa fino ad oggi a registrare un video che sia chiacchiericcio, che non sia chiacchiericcio, a parte il video di Halloween, che la quale ho avuto la fortuna di essere a casa in un orario decente con una luce semi-decente per poter registrare un tutorial. Poi ci tenevo troppo, essendo legata particolarmente ai make-up artistici, mi piacciono troppo. Ebbene, che fine ho fatto? È giusto che vi dica qualcosina. Credetemi, spesso e volentieri ho preso su la telecamera, ho iniziato a registrare videolog per farvi vedere le novità, per spiegarvi un pochino. A dire la verità, avrei un vlog pronto con varie giornate di questa nuova vita, che però poi non hanno mai un finale e quindi non so, e a tal proposito vi chiedo se vi potrebbe far piacere, se comunque pubblicare questo video, nonostante non ci sia appunto una fase finale, o lasciar perdere ormai, visto che è passato un pochino di tempo. Allora, nuova vita tra virgolette, perché, tra virgolette, perché comunque è un posto che vi ho fatto che nei miei video, nelle mie foto, sui vari social avete visto spesso. Sto parlando di Milano, sono venuta spesso e volentieri qui a Milano, ma dal 1º settembre mi sono trasferita qui. Ho deciso di trasferirmi qui in modo definitivo, o almeno per il momento. Ho iniziato a lavorare. Ho provato a cercare giù in Calabria qualcosa, amando la mia terra, amando soprattutto casa mia, avendo la mia famiglia lì, ma anche avendo determinate situazioni all'epoca non mi volevo e non mi potevo spostare. Ma arrivato a un certo punto, arrivata ad una certa età, bisogna dire alto, bisogna dare una svolta. Milano mi è sempre piaciuta, ma mai tanto quanto adesso. Si è presentata questa occasione, quindi ho detto ok, basta, proviamoci. Non vi nego che avevo anche optato l'idea provare un trasferimento all'estero, avendo la possibilità di andare in Australia o in Argentina, ma pensavo anche fosse un trasferimento breve, nel senso tipo di andare a fare l'esperienza in Australia, cercare di imparare l'inglese e poi vedere se tornare o non tornare. Quindi non era, diciamo, una cosa lì con un pensiero per forza definitivo. Ma nel momento in cui si è presentata questa opportunità qui a Milano, non potevo rifiutare e non provare prima in Italia. Quindi sono contentissima, al momento le cose vanno bene, l'unica pecca che ho è che ho davvero poco tempo per me, poco tempo da dedicare alle mie passioni, a YouTube, che può sembrare stupido, banale dirlo, ma credetemi ci tengo davvero tantissimo. Fa parte ve l'ho detto più volte, fa parte della mia vita, fa parte di me, fa parte di una cosa che sento totalmente mia, che è nata ed è andata avanti, magari non chissà quanto, però comunque io ci tengo, è una cosa mia che ho portato avanti io, che è quel minimo che lo devo grazie alla mia passione Costanza. Quindi adesso purtroppo non c'è costanza, ma non per una questione di volontà, ma davvero per una questione di tempo, perché sto fuori casa quasi tutto il giorno. La sera quando torno, spesso e volentieri accade che appunto non in casa ancora devo sistemare le luci, devo avere il tempo di far venire mio cugino che è un elettricista e farmi montare un impianto decente di luci, perché lui è a Torino, quindi non è possibile sempre. E dunque, diciamo che questo credo sarà partiva con l'intenzione di essere un video haul, ma ho paura che sarà un video chiacchiericcio dove vi spiego un pochino le novità.
forse credo sia anche giusto. Arrivo tardi la sera, quindi nel momento in cui arrivo tardi sapete che sto seguendo il programma di workout, sto seguendo il programma di andare a camminare o altro. Quindi quando rientro a casa la sera, ritorno a ripeterlo, l'avrò detto 3-4 volte, sì. Tempo di mettermi la tuta, inizio a fare il mio workout, se devo fare workout, e dopo esco a fare la mia camminata veloce, o vado direttamente a fare la camminata veloce, tempo di tornare a casa, tra sistema cucina, tra sistema piatti, tra fatti la doccia, asciuga i capelli, prepara il mangiare per il giorno dopo, prepara eventuale lavatrice, stendi, lavaterra, varie cose di tutta casa, insomma si fa a mezzanotte, alzandomi ogni mattina alle 6 arrivo distrutta. Però è anche vero che appunto potrei dire volentieri invece di mettermi a guardare la TV, quel minimo di TV che guardo, perché credetemi, la TV giù in Calabria praticamente io l'avevo abolita, ero sempre al computer perché per me il computer è una TV, sapete che seguo i drama che mi mancano tantissimo, quindi sostituivo la TV tranquillamente con il computer o un film in streaming o lavoravo su YouTube o guardavo i video di YouTube. Io praticamente non sono aggiornata per niente su vari video e mi mancano tantissimo. E perché arrivo talmente stanca la sera che non reggo più di mezz'ora. Quindi, ripeto, non vedo l'ora di fornirmi di luci adeguate e di poter registrare appunto la sera, perché comunque se avessi delle luci abbastanza decenti potrei mettermi a fare dei video anche semplicemente chiacchiericci come questo qui, perché mi fa davvero molto piacere. Può darsi pure, ripeto, che magari non sono mancata a nessuno, quindi... ma mi piace, fa stare bene. E poi, voi direte, il weekend, ok. Il weekend succede che io lavoro il sabato mezza giornata, per cui già mezza giornata la passo al lavoro. Il pomeriggio, fino ad oggi, credetemi, sarà il secondo sabato che riesco a stare a casa. Lo scorso weekend per esempio ci sono state mia madre e mia sorella qui, quindi non potevo di certo mettermi a registrare. Sì, questo è il secondo sabato, perché il primo sabato l'ho passato appunto a registrare il video di Halloween. E la domenica stessa cosa, capita spesso che vado a pranzo da mia zia, proprio perché comunque sono sola, quindi mi invitano spesso. Sono contenta, ma sono stanca, arrivo veramente stanca, ma non si molla. Niente ragazze, quindi questa è la mia nuova vita. Voglio riorganizzarmi a fare video perché davvero mi manca questo sfogo, che comunque mi fa stare bene nella sua semplicità. Mi mancate tutti voi che comunque siete spesso e volentieri presenti su Facebook e su Instagram, perché comunque da là non vi abbandonerò mai, cioè là praticamente quando posso pubblico sempre qualcosina, quindi se vi va di seguirmi, per chi non lo fa, vi lascio tutti i link nell'info box. In realtà tanto che non lo diciamo, mi mancava fare così. Spero di essere più costante, perché chi fa video come me lo sa assolutamente, non è semplicemente mettersi qui a registrare davanti a una telecamera, ma poi bisogna passare il file al computer, montarlo, trasformarlo in un video, caricarlo, e sono tantissime cose, ma credetemi, voglio rifarlo. Sono 2 mesi che sono qui, no, 2 mesi e mezzo, sì, e non sono mai tornata in Calabria, non credo di tornarci nemmeno per le feste di Natale, Capodanno, ovviamente sarò con la mia famiglia lì, ma se tutto si conferma vedrete sicuramente dei vlog, perché vi porterò con me. A tal proposito vi chiedo di mettere magari il mi piace per farmi capire se vi va questa idea, se vi è piaciuto il video, se vi piace, non lo so, se avete semplicemente piacere di vedermi, magari cliccate mi piace per capire se va bene, o lasciatemi un commento. Spero davvero
davvero di continuare ad essere costante. Vi chiedo ancora scusa per la luce, credetemi, mi siete mancate tantissimo. Vi basterà cliccare qui in alcune anteprime e vi ricordo appunto che se vi va, vi basta qui di lato avete i link per trovarmi negli altri social. Vi mando un grandissimo bacio, se vi va, ci vediamo al prossimo video.